Ciao, bentornati e bentornati qui sul mio canale. L'unica cosa certa di questo video è la quantità delle cose di cui vorrei parlare e che vorrei mostrare, e quindi bisogna che qua mi sbrigo un attimo a farvi vedere il tutto. Questo, nelle mie intenzioni, dovrebbe essere un comodino. Non so di che mese perché ormai ho perso un po' la bussola. Potrebbe forse essere il comodino di marzo barra aprile, non mi ricordo più nemmeno qual è stata l'ultima volta che ho registrato un video di questo tipo. Quello che è certo è il piacere che io provo sempre quando ho in mente di girare un video così, e penso a tutte le cose appunto che dovrei mostrare e di cui dovrei parlare. Quindi, vabbè, preambolo breve, cerco di parlare solo delle cose, di focalizzarmi sulle cose importanti, e prima di parlare di che cosa sto leggendo, che cosa c'è sul comodino, che cosa leggerò, vi parlo un po' di altre cose, perché in marzo, qualche settimana fa, adesso non mi ricordo, 2 o 3 settimane fa, sono andata a Forlì per ripeti, sarai più fortunata. Non sta nemmeno piovendo, quindi perché mi impappino? Non lo so. Allora, qualche settimana fa, diciamo in questo modo, sono andata a Forlì alla mostra dei Preraffaelliti. Preraffaelliti che io amo immensamente. Sono una mia grande passione della pittura dell'arte da anni, da quando ovviamente studiavo, prima alle superiori, poi all'università. E poi la passione proprio è fiorita sempre di più nel corso degli anni, complice anche alcune cose, tipo la serie BBC di diversi anni fa, ormai introvabile, che vorrei rivedere, che vorrei comprare, ma non riesco a trovarla, forse su eBay. Se sapete dove posso reperirla, fatemi sapere. Poi nel 2019 ero andata a Palazzo Reale a vedere la mostra appunto di quel periodo, e quando ho saputo che appunto ci sarebbe stata questa fiera a Forlì, mi sono subito attivata per andare a vederla. Allora, la fiera è inizia la fiera. Perché? Perché stamattina la mostra? La mostra è stata aperta verso la fine di febbraio e sarà aperta, mi sembra di ricordare, fino a giugno, mi sembra fino alla fine di giugno. E io mi sento di consigliarvela veramente dal più profondo del cuore. Perché allora, non pensavo sarebbe stata così estesa. L'altra volta a Palazzo Reale erano presenti i capolavori maggiori, tipo l'Ofelia di Millet, meraviglioso, oppure la Dama di Chalot di Waterhouse. Quindi io immaginavo una mostra di questo tipo. Non pensavo invece di trovarmi davanti ad una mostra così tanto estesa e così tanto approfondita. Quindi, se da un lato non erano presenti certi capolavori molto conosciuti che difficilmente escono comunque dalle sale dei musei inglesi dove sono esposte, d'altro canto il percorso che è visibile a Forlì è qualcosa che lascia senza fiato. Veramente io sono rimasta senza fiato, colpita, sindrome di Stendhal, passando per le varie stanze, perché è un percorso che è molto ben strutturato e molto approfondito, e fa capire dove e come è nata questo tipo di corrente pittorica, e come poi si è sviluppata influenzando altri pittori fino ad arrivare ai primi del Novecento. Quindi, appena si entra alla mostra,
vengono messe a confronto e poi anche in tutto il corso del percorso nelle varie sale vengono messe a confronto artisti precedenti appunto a Raffaello, sono presenti dipinti di Botticelli, anche sculture di quello più conosciuto è Botticelli, e poi ci sono altre opere di artisti coevi a Botticelli, più o meno di quel periodo, di primo Rinascimento, 400, anche 300, 200. Ci sono tantissime opere appunto di questo periodo italiano che vengono messe a confronto con altre opere dei preraffaelliti per fare capire come i preraffaelliti si fossero ispirati, appunto, come dice il nome, agli artisti precedenti a Raffaello, per trovare il proprio stile pittorico e per rompere con la tradizione che era in voga in quel periodo nel quale loro hanno operato. E il percorso poi prevede altri dipinti, altre suggestioni dei preraffaelliti. Ci sono stanze dedicate in modo quasi monografico alla prima corrente preraffaellita, quella originaria, quindi Dante Gabriele Rossetti, Millet, Hunt, Ruskin, per poi passare a altri delle altre generazioni, fino ad arrivare, come vi dicevo, ai primi del Novecento, a uno stile che diventa quasi uno stile liberty. Mostrare come poi l'influenza dei preraffaelliti abbia avuto una gittata molto lunga, arrivando appunto fino all'arte del XIX secolo. Il XIX, no, ma che cavolo sto dicendo? No, stamattina io non so che cosa sto dicendo, insomma, all'arte del 1900. Vabbè, adesso mi ripiglio un attimo. Però veramente una mostra meravigliosa, strepitosa. Su tutti io sono rimasta particolarmente colpita, al di là di Rossetti, che è uno dei miei preferiti, perché certi ritratti come Donna alla finestra di appunto sua, di Rossetti, che ritrae Jane Morris, che è una delle sue tante modelle, sua amante, personaggio che comunque si vede dai suoi dipinti che lui era particolarmente infatuato di lei. Poi ci sono le solite donne, alcuni dipinti io li avevo già visti, come Bocca baciata, con questi capelli fluenti rossi. Forse non viene dato lo spazio che avrebbe avuto bisogno di avere Elizabeth Siddal, perché vabbè, io la amo particolarmente per tutto il suo vissuto, per tutta la sua parabola di vita, però vengono mostrate altre opere meravigliose, come quelle di Edward Burne-Jones, tutto il ciclo di Rosa Spina, quindi della Bella Addormentata. Veramente, cioè, si rimane senza fiato guardando quei dipinti, fino ad arrivare poi ad altri che non conoscevo benissimo, e infatti poi per approfondirli sono andata a ritirare fuori il mio libro della Taschen che avevo comprato nel 2019, dopo essere stata alla mostra a Palazzo Reale, perché ad esempio ci sono dei dipinti esposti di alcune donne della corrente preraffaellita che mi hanno lasciato senza fiato. Adesso non mi sono andata a segnare le pagine, non mi ricordo il nome di questa pittrice che mi ha così tanto colpito. Cerco di trovarla, se la trovo. Ecco, un altro dipinto che mi ha colpito moltissimo e che forse l'altra volta non era presente a Palazzo Reale è questo. Adesso mi salta fuori tutto quello che ho dentro, questo. Questo di William Holman Hunt, che è Isabella e il vaso di basilico, che fa riferimento ad una novella di Boccaccio.
Ma quello che volevo farvi vedere, ecco, Evelyn De Morgan, io non la conoscevo, non l'avevo mai presa in considerazione, è una artista donna successiva alla prima ondata pre-raffaellita perché dipinge intorno alla fine dell'Ottocento. Ad esempio, questa Medea è del 1889, lì esposta, è qualcosa di meraviglioso la Medea di De Morgan. E io sono rimasta veramente senza parole perché non conoscevo questa pittrice. E quindi vi dico, una mostra meravigliosa. Talmente tanto estesa che io non sono riuscita a soffermarmi come avrei voluto su tutti i dipinti che ho visto, tant'è vero che sto riflettendo che non sia il caso di tornare e mi piacerebbe molto, non so esattamente se riesco poi con tutti gli impegni che ho, non tanto miei quanto legati alla famiglia, però veramente mi piacerebbe tantissimo. Se vi piace l'arte pre-raffaellita, se volete oppure non la conoscete ma volete approfondire, conoscerlo, iniziare a conoscerlo, io vi direi di andare a Forlì assolutamente alla mostra. Io nel 2019, dopo essere stata all'altra mossa, quella a Palazzo Reale, avevo girato un video su che cosa leggere, che cosa guardare nel caso vi piacessero questi artisti. Io direi che questo video è ancora valido e ve lo metto sotto in descrizione nel caso voleste andare a recuperare una me di qualche anno fa. Poi, passando oltre, la mia libreria del cuore, ovvero quella del Cinema Victoria, libreria Mondadori, che sì, è una libreria di catena, ma è come se fosse una libreria indipendente perché ci si trovano delle libraie che veramente sono iper carine, disponibili e tutto quanto. In occasione della Pasqua hanno sperimentato un uovo di carta. E allora io ovviamente l'uovo di carta adesso non ce l'ho qua, però se avete visto le mie storie di Instagram lo avete visto lì, perché era meraviglioso, era una sorta di pasqualone che poi era o fucsia o azzurro, io avevo quello azzurro, che poi veniva ricoperto, tutto decorato, come appunto se fosse una sorta di uovo di Pasqua, e tu potevi comporlo come più ti piaceva, dandoti il budget che volevi. Non sono riuscita a trattenermi perché già per Natale non avevo partecipato al calendario dell'avvento della libreria Biblion di Granarolo e mi era dispiaciuto tantissimo poi vedendo anche il video di Alice. Quindi stavolta ho voluto partecipare anche io a una di queste iniziative. Quindi l'uovo di carta poi l'ho aperto nei giorni di Pasqua e era molto voluminoso da tenere qui qua in casa, quindi io vi posso far vedere solamente quello che conteneva, però era veramente un'iniziativa meravigliosa che può essere riproposta, anche si potrebbe anche fare in casa come regalo appunto per amici, perché secondo me è una bellissima idea, anche perché a me poi è rimasto l'uovo di plastica che poi posso riciclare per le prossime Pasque. Per amici e così. Allora, cosa conteneva l'uovo di carta? Cerco di avvicinare quello che c'era dentro l'uovo. Partiamo dall'oggettistica. Allora, c'era questa candela di cera una bolla che si chiama Seattle Grange. Nota tabaccata con sfumature agrumate. È una candela di soia. Io le ho già provate queste candele di cera una bolla. Sono buonissime. In questo caso io mi sono fatta consigliare da Irene, che poi io le ho detto: senti, mettimi dentro l'uovo qualcosa che piace a te.
quindi lei ha scelto questa. Le candele di Cerona Bolla sono buonissime, la questione è che a breve, non so esattamente quando, smetteranno la produzione per problemi loro, perché sono candele artigianali e nulla. Quindi probabilmente se le vedete, le trovate in giro, e in questo periodo potreste trovarle anche scontate, appunto per questo motivo. Sono confezionate in questo modo e la nota è balsamica, direi, con appunto un retrogusto floreale. Io ne ho usate parecchie e adesso non so esattamente quando aprirò questa, perché ho cassetti pieni di candele profumate, quindi prima devo finire quelle che ho iniziato, ma sono curiosa di accendere poi anche questa. Poi c'erano tre oggettini di legami, che vabbè, che bello. Allora, questo no, forse questo non è legami, le Papillon Magique. Allora, dovrebbe essere una farfalla che io non l'ho ancora aperta perché mi piace talmente tanto la confezione, vederla così, che Anita avrebbe voluto aprirla subito. Dovrebbe essere, me l'ha spiegato lei, una farfalla che non so quale sia esattamente il meccanismo, ma quando si mette dentro ai libri, girata in una determinata maniera che sapeva lei, poi quando il libro viene aperto la farfalla vola fuori. Se poi riuscissi anche a parlare in italiano stamattina sarebbe una cosa molto gradita, ma evidentemente io non ce la faccio stamattina, come del resto poi anche tutte le altre mattine. Farfalla, dopo la farfalla c'erano questi foglietti. Sono foglietti per prendere appunti, volanti, così, confezionati in questo che sembra un cartoncino del latte con il gatto sopra. Infatti i foglietti hanno il gatto, io l'ho aperto, non so se adesso riesco a riaprirlo, e c'era questo micio che mi piaceva molto. Questi non li avevo ancora tirati fuori, quindi li tiro fuori adesso per la prima volta. Ecco. Cioè, che meraviglia, che delizia per gli occhi. È bellissimo, non vedo l'ora di prendere appunti, la lista della spesa su questi foglietti col gatto. Proprio come se avessi ancora 12 anni e mi ricordo che avevo questi foglietti di questo tipo. Di fianco al telefono quando appunto andavo alle medie e mi prendevo appunti, scrivevo messaggini per le mie amiche. L'ultimo oggettino è questo set di evidenziatori, sempre della Legami, con la doppia punta e la zampetta del gatto, che non ho ancora aperto e non aprirò in questa sede. Non ho nemmeno idea di che colore ci siano. Allora, sono colori pastello 12, giallo, arancione, leggo qua dietro, fucsia, viola, azzurro, verde, e dall'altra parte c'è verde, un rosa pallido, un rosa più intenso, un altro viola di un'altra tonalità, poi c'è indaco e grigio. E niente, indispensabili a questo punto, dal momento che mi stavano finendo gli evidenziatori, per studiare coreano, come le penne cancellabili legami, quelle con gli animaletti, che se non ci fossero quelli io non riuscirei a studiare. Oddio, tiro giù tutto. Bene, per questo, per quanto riguarda l'oggettistica. Poi, per quanto riguarda i libri che c'erano dentro, sono tre libri che desideravo tantissimo, li ho estratti dalla mia wishlist. Allora, questo è un premio Pulitzer 2013, Il Signore degli Orfani di Adam Johnson. Allora, adesso mi avvalgo della mia memoria da elefante, perché io questo libro ne avevo sentito parlare da Ilenia, quando ancora in realtà non era Ilenia, ovvero aveva appena iniziato a fare video, e mi ricordo che ne aveva parlato, e non mi ricordo nemmeno perché lo avevo messo in wishlist.
Mancava ancora molto tempo prima che io cadessi dentro il tunnel della Corea. E però, non lo so, questo titolo mi è sempre frullato un po' per la zucca. È ambientato in Corea del Nord perché il protagonista è il figlio di una madre scomparsa che faceva la cantante ed è stata rapita e portata a Pyongyang. E di un padre molto influente, che è un direttore di un orfanotrofio. Jun-do, che è appunto questo protagonista, diventa un rapitore professionista, costretto a destreggiarsi tra regole instabili. L'amore per Sun-moon, attrice leggendaria, lo porterà a prendere in mano la sua esistenza con un sorprendente colpo di scena. Allora, autore americano, credo, vive a San Francisco, autore americano che scrive, che ambienta un romanzo in Corea, credo, e con personaggi comunque coreani. E quindi probabilmente anche ambientato in Nord Corea, che è un altro argomento che fa da satellite all'amore per la Corea del Sud, perché è ovvio che qualsiasi persona che sia appassionata di Corea del Sud non può che interessarsi, poi anche quello di riflesso, non può che interessarsi di quello che succede comunque al Nord. Sono molto, molto curiosa di leggere questo romanzo che, se ha vinto il premio Pulitzer, un motivo ci sarà, e quindi vi farò sapere quando lo leggerò. Poi ADD Editore, che è sempre molto attento per quanto riguarda la letteratura orientale, ha pubblicato da poco questo, L'origine delle specie, che è una raccolta di racconti di quest'autore, sempre coreano, che è Kim Bok-yong. Ne ho sentito parlare molto bene. Dovrebbe essere una raccolta di racconti fantascientifica, forse. Crediamo di saper distinguere ciò che è vivo da ciò che è morto, ma scientificamente è difficile definire con esattezza cosa sia la vita. Poi ancora, questa è una frase del regista premio Oscar di Parasite. La fiction di Kim è mozzafiato, un'esperienza letteraria e cinematografica allo stesso tempo, rivoluzionaria e mistica. Con toccante filosofia e umorismo, le storie di Kim volgono uno sguardo rivoluzionario all'esperienza umana. Quindi non so esattamente di che cosa trattino, se siano qualcosa legato alla fantascienza, sì, a cavallo tra fantascienza, fantasia e mito. Gli scritti di questo autore hanno un grande seguito in Corea del Sud. E in questo libro sono raccolte le sue storie più acclamate, che offrono riflessioni rigorose e toccanti sull'esistenza postumana. Mi aveva subito attirato, sia per la grafica, appunto, come vi dicevo, ADD, editore sempre molto curato per quanto riguarda le pubblicazioni che vengono appunto dall'Oriente, Cina, Giappone e Corea. In particolare, poi sinceramente non so che cos'altro pubblica questo editore, perché lo seguo principalmente appunto per la letteratura orientale, però questo libro, questa raccolta mi interessava fin da subito, fin da quando l'avevo vista che sarebbe stata pubblicata, e la desideravo veramente tanto. Adesso usciamo invece dal tunnel Corea del Sud, ma entriamo in un'altra mia grande passione, che sono le sorelle Bronte, 800 inglese, e le sorelle Bronte la Brughiera. Martina Tozzi per la Brughiera, che è uscito da poco, ed è allora, Martina Tozzi è l'autrice del Nido, ovvero la biografia romanzata di Mary Shelley. Anche in questo caso è una biografia romanzata, Nuova Edizioni, e in questo caso appunto biografia romanzata delle sorelle Bronte. Io colleziono qualsiasi tipo di libro appunto che riguardi le sorelle Bronte, e ovviamente
non potevo non averlo. Ne ho già diversi, ne ho letti anche alcuni di quelli che colleziono, non tutti, perché me li tengo sempre lì, perché ho paura di non avere più niente da leggere delle Bronte. Poi è vero che posso sempre rileggere, e lo faccio, i loro romanzi e tutto quello che è stato scritto attorno a loro, però niente, questo libro assolutamente dovevo averlo, e mi ispira veramente, veramente tantissimo. Bene, quindi adesso, dopo 25 minuti che parlo, ho finito di... Questo doveva essere solamente il cappello introduttivo. Adesso passiamo invece veramente nel vivo del comodino, per quello che effettivamente c'è sul mio comodino. Allora, quello che c'è effettivamente sul mio comodino è una molla incredibile di libri. Meno male che il mio comodino è appoggiato per terra e non ha i piedi, perché altrimenti sarebbe già crollato. Cosa c'è sul mio comodino? Allora, al momento ci sono i due saggi di Chiara Valerio, La matematica è politica e La tecnologia è religione, che voglio leggere quanto prima, ma ancora non ho iniziato, come tante altre cose. Poi c'è questo meraviglioso volume appena uscito per Iperborea, The Passenger, Corea del Sud. Allora, rispetto alle altre copertine, questa è un pochino meno bella rispetto alle altre, agli altri paesi che sono stati oggetto di questa collana. Io non ne avevo ancora mai comprato nessuno, sinceramente sbagliavo, perché al momento l'ho solamente sfogliato questo nuovo numero di The Passenger, che è uscito, mi sembra fosse alla fine di febbraio. Io l'ho recuperato recentemente, anzi, postilla. Allora, l'ho recuperato alla Feltrinelli del Grande Miglia, che è un centro commerciale abbastanza grande, forse il più grande che c'è qua a Modena. Quando sono arrivata in cassa alla Feltrinelli, ho trovato una commessa, una libraia carinissima, che mi ha riconosciuto, io imbarazzatissima. Ciao, grazie, e grazie per le tue parole, grazie per avermi riconosciuto, per avermi detto qualcosa. Non so il tuo nome, ma mi fa veramente molto piacere tutto quello che tu mi hai detto, mi fa piacere che tu sia ancora qua a guardare i miei video, e niente, mi ha fatto molto piacere trovare questo volume che cercavo nella tua libreria, comunque nella libreria dove lavori, e spero di passare, insomma, a trovarti presto. Sì, è stato molto emozionante incontrare questa libraia che mi ha riconosciuto, perché sinceramente non mi era mai capitato. Poi vabbè, sono una persona anche molto introversa, molto timida, e quando succedono queste cose rimango un po' spiazzata. Comunque sì, The Passenger, che desideravo da tanto, non avevo, da tante settimane, da quando ero uscito, e non avevo ancora comprato, l'ho recuperato lì, in questo pomeriggio di shopping, con mia figlia, una sua amica, una mia amica. E come vi dicevo, allora, la copertina sembra un po' più brutta rispetto alle altre, ma ha un suo senso logico, perché è un pubblico che sta esultando ad un concerto di Psy, che, se noi pensiamo, il motivo per cui poi la Corea del Sud negli ultimi anni è stata così è montata alla ribalta del grande pubblico, è ovviamente per il K-pop e tutta la sua industria dell'intrattenimento. Quindi fotografa molto bene quello che in questo momento è la Corea del Sud, che è comunque un paese molto sfaccettato, ma conosciuto al più soprattutto per questo. Io l'ho un po' sfogliato, veramente un volume meraviglioso, pieno di immagini e di articoli interessantissimi. Allora, si parla sicuramente di essere o apparire, quindi della mania coreana per il culto coreano della bellezza. Poi adesso vediamo, leggendo. Poi si parla dei rapporti tra Corea del Sud e Cina e Giappone. Sicuramente, appunto, si parlerà di grandi aziende come quella dei telefoni.
Vediamo ancora. Si parla sicuramente dell'industria dell'intrattenimento K-pop e del K-pop, della DMZ, ecco, questo mi interessa moltissimo, la zona demilitarizzata che attraversa il confine e divide le due Coree. Insomma, non vedo l'ora di cominciare, non vedo l'ora di cominciare a leggerlo perché mi intriga parecchio questo volume. E poi, vabbè, sul comodino c'è... Continuiamo a parlare di K-pop, c'è questo santino di Felix e Yeonjin degli Stray Kids, sono quei segnalibri barra cartoline che realizziamo in occasioni speciali, io e le mie amiche, occasioni speciali, compleanni e Natale, anche se poi in realtà cioè ogni occasione buona per costruirsi un gadget dal momento che si fa così tanta fatica poi a trovare, cioè non si trovano quelli ufficiali. E poi c'è Blonde di Joyce Carol Oates che ormai è lì sul mio comodino e ve l'ho fatto vedere innumerevoli volte. Voglio sempre cominciare a leggerlo, ma il problema è che ho sempre altre cose da leggere più impellenti che gli passano davanti e quindi è ancora lì che aspetta, però assolutamente devo iniziarlo. Ma i due romanzi che assolutamente devo leggere questo mese sono questi due, perché li ho presi in biblioteca. Allora, questo è L'Apuona di Otessa Moshfegh, che è un'autrice che non so se mi piacerà, ma sono anni che ne sento parlare. E quando poi nelle ultime settimane ha cominciato a parlarmene anche Alice, ho detto no, vabbè, se me ne parla anche lei, devo leggere assolutamente qualcosa. Sembra incredibile, ma non lo so, nella mia biblioteca, nelle biblioteche qua vicino, non so, Moshfegh Desaparecida, non c'è qua non Antola, non c'è nemmeno Il mio anno di riposo e oblio, che a me sembra veramente incredibile che non ci sia, però vabbè. Quindi nella mia biblioteca dell'infanzia dove abitano i miei, ho recuperato questo, che dovrebbe essere l'ultimo romanzo scritto, ma non l'ultimo pubblicato, perché da quello che ho capito è stato recentemente pubblicato un titolo che è invece il suo primo. Comunque, io non ne so molto di questa scrittrice, non so nemmeno se mi piacerà oppure no, perché ho sentito pareri molto contrastanti, ciò non toglie che io sia veramente tanto curiosa di capire se può essere un'autrice che mi incuriosisce oppure no, e quindi lo scoprirò non appena ho finito di leggere il libro che ho in lettura, che adesso comunque vi faccio vedere. Quindi... presto vi parlerò di L'Apuona. L'altro libro è Sulla riva del mare di Abdul Razzak Gurnah. Vabbè, il nome dell'autore lo leggete voi. Allora, Nave di Teseo, non so niente di questo romanzo, niente. Se non che forse parlerà di migrazioni. Allora lo devo leggere, allora è il premio Nobel del 2021 e devo leggerlo come ultima tappa del mio gruppo di lettura della biblioteca, che quest'anno appunto si è occupata di leggere di premi Nobel, la tappa di maggio prevede appunto questo titolo, che quindi leggerò a breve, e poi il gruppo di lettura andrà in pausa come ogni anno per i mesi estivi di giugno, luglio, agosto e anche settembre, per poi ritrovarci appunto in settembre e decidere quale sarà il nuovo percorso di lettura e che cosa leggeremo poi più avanti. Quest'anno vi devo dire che il percorso sui Nobel mi è piaciuto abbastanza, non tutti i romanzi proposti mi sono piaciuti, mi hanno soddisfatto, però in generale la maggior parte sì, anche perché mi ha dato la possibilità di rileggere alcuni romanzi tipo Non lasciarmi, che mi erano già piaciuti, e rileggendoli proprio sono stati delle bombe, perché io ho ritrovato... Non lasciarmi, nella fattispecie, è stato un libro che sì, la prima volta mi era piaciuto, la seconda volta proprio mi è entrato nel cuore e l'ho trovato un romanzo pazzesco. Allo stesso tempo mi ha anche
ma mi ha anche riportato a certi miei traumi, tant'è vero che il mese scorso io non ho letto il libro che bisognava leggere, che era Cecità di Saramago, perché quel libro io lo porto ancora dentro da quando lo lessi più di 10 anni fa e non ho alcuna intenzione di rileggerlo perché mi aveva sconvolto l'esistenza quel romanzo, fino a farmi conoscere alcuni autori, tipo la Deledda, di cui non avevo ancora mai letto niente, e quindi vi dico, il percorso gruppo di lettura sui Nobel a me è piaciuto particolarmente. Tant'è vero che in questo momento ho in lettura Amatissima di Toni Morrison, sono a ben più di metà, mi manca, adesso, mi manca questo pezzo, direi di finirlo a breve. Allora, Toni Morrison avrebbe dovuto essere compreso all'interno dei titoli appunto che avremmo dovuto leggere con il gruppo di lettura, perché anche Toni Morrison è stata un premio Nobel per la letteratura. Poi non mi ricordo il motivo, ma si è deciso di cambiare, di sostituire questo titolo con qualcos'altro. Qualcuno aveva proposto qualcosa, io avevo proposto ad esempio Guida le tue ossa sul carro dei morti di Olga Tokarczuk, si chiamerà così, io la chiamo in questo modo, che avevo già letto ma che ho riletto anche in questo caso con grande piacere, ne parliamo poi quando vi parlerò delle letture di febbraio-marzo. Però dal momento che io comunque, prima di sapere che questo titolo sarebbe stato tolto dalla lista dei libri che avremmo dovuto leggere, io l'avevo già comprato e avevo intenzione di leggerlo da un sacco di anni, quindi mi sono detta, beh, perché dal momento che comunque avrei dovuto leggerlo, ma non lo faremo, lo leggo comunque. L'idea era quella di leggerlo nel mese in cui le altre avrebbero letto Cecità, perché, come vi dicevo, sapevo già che quel libro non l'avrei riletto. In realtà non ci sono riuscita, perché in marzo ho letto altre cose e quindi ci sono arrivata adesso, e un po' lunga perché mi sarebbe piaciuto comunque parlare della mia esperienza di lettura di Amatissima quando le altre parlavano di Cecità, vabbè, non fa niente. Comunque sono molto contenta di stare leggendo questo romanzo. In questo caso, allora, impressioni così dopo aver letto 235 pagine, direi che ormai la mia impressione di lettura dovrei averla. Allora, è un libro di facile lettura, almeno per quanto riguarda lo stile, perché dal punto di vista stilistico è molto immediato, semplice, si legge anche molto velocemente, perché contate che io nei giorni scorsi ci sono stati giorni in cui non ho avuto modo di leggere per 2 o 3 giorni, io non ho toccato il libro, non ho letto una parola. Nonostante questo, io appena l'ho iniziato, nel giro di 24 ore avevo letto più di 100 pagine, quindi, e non sono una lettrice veloce, i lettori veloci sono altri. Quindi lo stile è molto immediato. Ciò che invece è difficile è riuscire a dipanare una storia che sembra scritta da una persona di colore che è analfabeta. La maggior parte dei protagonisti sono analfabeti, di conseguenza è un romanzo molto frammentato e volutamente scritto in questo modo, perché quello che ti viene raccontato poi, la storia, che è una storia durissima e per certi versi veramente agghiacciante, perché non ci si può quasi credere che siano successe queste cose al tempo dello schiavismo. È una storia che il lettore dipana pagina dopo pagina, tutto molto misterioso, scritto come se fosse una sorta di realismo magico, come se ci trovassimo dentro a un sogno, come quello
che ci viene descritto fosse talmente tanto duro da raccontare che quindi viene dissimulato in qualche modo. E è questo, secondo me, che lo rende più difficile e difficile entrare dentro. Perché ricordo che una delle... Ecco, mi ricordo adesso perché poi era stato espunto dalla lista dei libri da leggere nel gruppo di lettura insieme alle altre partecipanti, perché Paola, colei che tira un po' le fila del gruppo, non riusciva a leggerlo, non riusciva ad andare avanti, e di conseguenza avevamo preferito leggere altri titoli. Ecco, io capisco anche la difficoltà di Paola ad entrare dentro ad un romanzo di questo tipo, che apparentemente è semplice, ma poi si leggono i pensieri di personaggi analfabeti che usano una determinata lingua, ma che in realtà quella lingua non è la loro, e quindi hanno dei modi di interpretare sia la lingua e quindi anche la realtà molto particolare, perché ricordiamoci che comunque per lungo tempo queste persone tenute in schiavitù, la schiavitù era una schiavitù non solo materiale, ma anche una schiavitù intellettuale e morale. Quindi queste persone non riuscivano ad emanciparsi anche per un discorso di non so come fare, perché questo è tutto quello che ho conosciuto nella mia vita. E quindi io non riesco ad uscire da questo da questa vita, perché non è ovvio che non mi vengono date le possibilità di farlo, appunto perché la schiavitù conveniva a molte persone e a molti bianchi che appunto dirigevano le piantagioni. È un romanzo veramente molto forte, anche perché credo che la sua forza sia anche il punto di vista da cui viene raccontato. Perché qui parliamo di la protagonista è una donna che è scappata dalla sua schiavitù e ora vive libera in una casetta, in uno stato in cui non c'è la schiavitù, perché siamo in Ohio, quindi lei è libera in un mondo di persone di colore che in altri stati americani ancora non lo sono. È molto forte, e si potrebbero fare delle discussioni infinite, credo, su questo romanzo, che è nel campo della letteratura. Il campo della letteratura è quell'insieme di romanzi che esulano dall'essere definiti o belli o brutti. Sono quei libri necessari che uno, se si vuole definire un lettore vero, nel corso della sua carriera dovrebbe leggere o almeno desiderare di leggere. Rientrano in questo insieme Cecità, appunto, o anche Atti umani di Han Kang, quei libri che tu arrivi alla fine senza fiato e non puoi dire se ti sono piaciuti o meno, perché il libro va oltre questa definizione. Sono quei libri che ti lasciano senza parole, e secondo me Amatissima è un po' così. Un discorso veramente molto sfaccettato, profondo, e parlarne veramente mi toglie gran parte delle energie. Devo anche andare abbastanza veloce perché tra le tante cose ho anche un colloquio con un professore di Anita, quindi non so nemmeno se faccio in tempo a finire di girare il video, vabbè, in caso mi fermerò. Allora, wishlist. Ho due libri
e wish list. Uno in realtà non è un libro, ma è una serie di romanzi, e se ne sta un po' parlando tantissimo in questo quest'ultimo periodo, complice anche la serie Netflix, è Il problema dei tre corpi. L'autore non me lo sono segnata, non mi ricordo. Allora, è una serie di romanzi di fantascienza filosofica che desideravo leggere da un sacco di tempo. Poi, vabbè, appunto, ne ho sentito parlare grazie alla serie Netflix, che non so se esattamente voglio vedere o no. Sicuramente non voglio vedere adesso. Mi turba un po' il fatto che gli autori siano gli stessi di Game of Thrones e quindi di quello scempio delle ultime stagioni. Quindi sinceramente voglio prima leggere la serie di romanzi, che sono tre mi sembra, e poi eventualmente nel frattempo la serie si sarà conclusa e magari fra qualche anno io inizierò a vederla. Adesso sono interessata soprattutto ai romanzi, di cui ha parlato diversi anni fa Nadia la lettrice solitaria. Io l'avevo già visto quel video, sono andata a recuperarlo, ve lo linko sotto in descrizione, perché secondo me lei lì ti fa proprio venire voglia di leggere questi romanzi, ma in generale ogni volta che vedo un video di Nadia mi viene voglia di leggere gran parte dei libri di cui lei parla. Quindi credo che questo volumone, perché io punto il volumone che contiene tutti e tre i titoli, poi non è molto comodo da leggere, ma fa niente, però al momento punto quello, e credo che lo recupererò appena riesco ad andare in libreria. E poi per Neri Pozza, nel corso del mese di aprile, esce il nuovo libro di Francesca Diotallevi, che è un'autrice che mi piace moltissimo, di cui ho letto, non mi ricordo se due o tre titoli, suo è anche il romanzo su William Mayer, che me l'aveva fatta scoprire, perché io la prima volta che ho scoperto questa fotografa che mi piace tantissimo, l'avevo scoperta proprio grazie al romanzo della Diotallevi. Il romanzo nuovo si chiama Il Mago. Sì, non so di che cosa parla, ma comunque anche in questo caso lei romanza un personaggio realmente esistito, e quindi sono curiosa. Se non la conoscete, leggetela, perché è un'autrice italiana che secondo me è molto interessante. La Diotallevi mi piace sempre moltissimo. E poi, bene, Che cosa ho visto? Nel corso di queste ultime settimane ho anche ascoltato delle cose, e quindi adesso, come corollario finale a questo video che sta diventando lunghissimo, parliamo un po' di quello che ho visto. Allora, sono anche riuscita ad andare al cinema, sono andata a vedere Dune, il seguito di Dune. Il seguito di Dune è talmente tanto lungo che diventa un sequestro di persona, quasi, perché sono quasi 3 ore di film, quindi se uno va al pomeriggio, tutto il pomeriggio lì, e quando tu esci sei stato talmente tanto immerso in quel pianeta Arrakis, pieno di sabbia, che ti sembra di avere la sabbia nelle scarpe, cioè ti viene un po' da battere i piedi e vedere se effettivamente c'è la sabbia. Secondo me c'è la sabbia, no, al di là di queste sciocchezze. Allora, secondo me è più bello il primo film, questo è veramente tanto lungo. Poi, allora, ci sono ovviamente dei cambiamenti per esigenze di cinematografiche e di copione, e ok. Ci sono altre parti che io avrei un pochino condensato, perché un conto era il precedente film che raccontava una parte del libro che secondo me è anche più avvincente. Quindi il fatto che prima i protagonisti fossero su Caladan, quindi il paese da cui proviene, il pianeta da cui proviene tutta la famiglia di Paul Atreides, il Duca Leto, ok? E poi dopo si spostassero su Arrakis, quindi il pianeta Dune, e noi dovessimo scoprire qual era il fulcro di questo
il fulcro del romanzo, del film, rendeva il film precedente un po' più avvincente. In questo caso è tutto giocato sulla questione della santità di Paul Atreides e sulla creazione della religione che fa poi capo a lui, e certo poi c'è lo scontro con gli Harkonnen, finalmente vediamo il personaggio di Feyd Rauta, o come lo vogliamo chiamare, io lo chiamo in questo modo, e la questione è che è tutto molto lungo, e quando c'è il finale, con l'ultimo scontro, non voglio farvi spoiler, con l'ultimo scontro uno dice no basta, vi prego basta, quindi io l'ho trovato un po' lungo, poi fatto benissimo, è una storia che mi piace moltissimo, ho riletto Dune i primi di febbraio, voglio andare avanti con la serie, finirla, perché voglio rileggere il primo l'ho già letto, il secondo e il terzo, per capirli anche meglio, perché non sono di facile lettura questi romanzi, poi voglio leggere anche gli ultimi tre, però questo film veramente è lunghissimo. Per quanto riguarda le serie occidentali, invece, ho visto One Day su Netflix, mi sembra che siano una decina di puntate, intorno alla mezz'ora, 40 minuti l'una, tratto ovviamente dal romanzo conosciutissimo One Day di David Nichols di qualche anno fa, mi sembra fosse il 2010, perché l'avevo letto che mia figlia era appena nata, un romanzo che a me era piaciuto tantissimo. All'epoca non avevo nemmeno il canale, quindi penso di non averne mai parlato, però è una storia, quella di One Day, che mi aveva appassionato e mi appassiona sempre. Mi piace il costrutto narrativo, proprio l'espediente stilistico che fa sì che questi due protagonisti li si conosca attraverso il racconto di quello che succede anno dopo anno in un determinato giorno. Il 15 luglio, che è anche il giorno in cui loro si sono conosciuti, il 15 luglio di anni successivi all'anno in cui loro si sono conosciuti, vengono fotografati e noi li vediamo, vediamo appunto che cosa combinano e come riescono ad unirsi gli uni agli altri. Poi vabbè, io sapevo già come sarebbe finito ed ero già pronta, non mi è mai andato giù e continua a non andarmi giù quello che succede, però vabbè, è una storia che dal momento che mi piace molto ho dovuto assolutamente vederla anche in questa nuova versione per Netflix. E mi è piaciuta molto. Mi è piaciuta molto nonostante il casting. Perché se lui, Dexter Morgan, trovo che sia perfetto come Dexter, lei, la scelta di un'attrice di etnia indiana, non bellissima, fa sì che richieda allo spettatore una grande sospensione dell'incredulità. Perché se noi consideriamo il personaggio di Dexter Morgan, è un ragazzo di buon cuore, pieno di buoni sentimenti, che però vengono un po' risucchiati dal suo egocentrismo, almeno per quanto riguarda gli anni della sua giovinezza. Dexter Morgan è inizialmente un grande egoista, un grande egocentrico che pensa solo a se stesso e quindi per un certo periodo lui usa le persone per arrivare ai suoi scopi, è molto pieno di sé. Di conseguenza, un personaggio di questo tipo probabilmente non si sarebbe mai legato non sarebbe mai entrato in una relazione amicale, prima ancora che amorosa, con una ragazza che aveva queste caratteristiche, almeno fisiche. Perché a Dexter Morgan piacciono le ragazze appariscenti, le ragazze belle, almeno da un punto di vista estetico. Quindi secondo me
Questo è un po' tirato per i piedi, poi è ovvio che è un elemento superficiale, ma la superficialità è parte del personaggio di Dexter. Di conseguenza, questo un po' stride. Poi è ovvio che Emma Morgan sia un personaggio iperintelligente e è bello essere amica di Emma Morgan, ma è un personaggio non per tutti, che va un po' scoperto, e un superficiale come Dexter è in un certo periodo della sua vita non si sarebbe mai avvicinato a lei, o comunque se l'avesse fatto l'avrebbe fatto in modo molto superficiale, non approfondendo, quindi probabilmente ad un certo punto l'amicizia sarebbe finita, loro non si sarebbero più visti. Se invece se fosse stata scelta un'altra attrice, le cose secondo me sarebbero state un pochino più plausibili. Comunque, al di là di questo, trovo che comunque la serie sia molto bella, loro sono molto bravi e nulla. Mi è piaciuta, quindi se vi è piaciuto, se siete interessati alla vicenda, io ve la consiglio assolutamente. Colpo di tosse perché ormai sono allappata. Un attimo che vado a bere. Corea del Sud e che cosa sto guardando? Allora, ho visto finalmente un film che volevo vedere da un sacco di tempo, che è The Child. L'ho visto su Rama Oriental, è un sito dove trovate molti drama e film che in altri circuiti non riuscite a vedere. In questo caso questo film mi interessava perché uno dei protagonisti, che ha una parte molto particolare di un killer, che non si capisce mai se è buono o cattivo, è Kim Sun-ho, che è il mio attore preferito coreano, il primo che ho visto quando ho iniziato appunto a conoscere l'intrattenimento coreano, e anche attualmente il mio preferito, rimane, gli anni passano ma lui rimane il mio preferito. È un film action che ha un impianto narrativo molto all'americana, salvo poi avere al suo centro questo killer interpretato da Kim Sun-ho, che è un comic relief fantastico. Quindi se da un certo punto di vista la parte action non mi ha particolarmente stupito, non mi ha particolarmente colpito, però poi il personaggio interpretato da Kim Sun-ho è la spina dorsale del film, quindi se uno è curioso di vedere questo film lo deve vedere per lui, perché è bravissimo. E poi, sempre action, thriller, così, ho visto A Shop for Killers con Lee Dong-wook, che è un altro attore coreano che mi piace particolarmente, è il Chosen Sa-ja, quindi il Grim Reaper di Goblin. Quando c'è un suo dramma io lo guardo sempre. Questo invece sono, mi sembra, 8 puntate da un'ora più o meno su Disney Plus. In questo caso il personaggio interpretato da Lee Dong-wook è uno zio molto particolare, perché è un sicario e quando la serie inizia lui è morto e ha lasciato una casa a sua nipote, la sua unica nipote che lui ha protetto e che ha un po' visto crescere nel corso degli anni dopo che
lei aveva perso i genitori, adesso lei si ritrova da sola in questa casa e ci sono nemici dello zio che vogliono farla fuori. E quindi è un thriller, un action al cardiopalma. Le prime puntate soprattutto sono mozzafiato, perché si sta talmente tanto col fiato sospeso che la durata di un'ora della puntata vola via. Molto ben costruito, molto bello. Se vi piace il genere, secondo me sì, è da vedere. Cerco un attimo di trovare la concentrazione dal momento che sono stata interrotta dal mio colloquio scolastico con un professore di Anita. Allora, cosa sto guardando in questo momento? Sto guardando un drama conosciutissimo e che tutti gli estimatori dei drama dovrebbero guardare, o almeno così pare. Si tratta di Moon Lovers o Scarlet Heart Rio, si dovrebbe chiamare in questo modo perché ci sono questi drama di qualche anno fa, hanno spesso titoli diversi. È un drama del 2016, sono 20 episodi da un'ora e lo potete trovare solamente su Rama Oriental o qualche altro forum, perché non è disponibile sulle piattaforme, quelle di streaming che tutti noi conosciamo. E quindi anche questo è il motivo per cui ero da tempo incuriosita nei confronti di questo titolo, di cui avevo sentito parlare in lungo e in largo da tantissime persone che comunque seguono e hanno la passione dei drama, ma non mi ero mai decisa comunque a iniziarlo. Poi un po' alla Pasqua, un po' che Anita è stata in Francia, quindi ho avuto un pochino più di tempo, vabbè, l'ho iniziato. Allora, devo dire che ho fatto molta fatica ad entrare dentro alla storia, perché è un po' un polpettone storico che, per quanto a me i polpettoni storici piacciono, però insomma bisogna essere un po' pronti a quello che uno andrà a vedere, e probabilmente io non lo ero ancora. C'è sempre l'espediente magico che molto spesso viene usato in drama di questo tipo, e la ragazza dei giorni nostri, a causa di un'eclissi di sole, finisce in un passato molto remoto, ovvero finisce all'inizio del regno Goryeo, alla corte del primo re, il primo re Goryeo, che ha diversi figli, e viene risucchiata non solo nel passato ma anche all'interno di tutti gli intrighi di corte. Infatti, io non sapevo esattamente che cosa sarei andata a vedere, che poi è un po' la cifra normale di quando guardo i drama, perché io non so mai che cosa guarderò, forse so un po' il genere, ma non più di tanto. No, mi aspettavo la classica storia d'amore, mentre invece qui quello che è l'elemento principale sono gli intrighi di corte e gli intrighi storici, quindi. E è un dramma che si prende molto i suoi tempi, quindi di qualche tempo fa, quindi ci mette del tempo, almeno per quanto mi riguarda, ci mette del tempo ad ingranare. E non riuscivo mai a capire quale fosse la questione. Perché? Perché, allora, non è un dramma perfetto, e lei principalmente è un po' una damsel in distress, quindi non lo so, avrei preferito trovare un personaggio un pochino più attivo, un pochino più forte. Poi risulta sempre una ragazza di grande carattere che sa cavarsela in diverse situazioni, però comunque questo essere profondamente gentile, lieve, un po' piva, un po' mi disturbava, senza contare che mi sembra un po' a tratti la storia di Candy Candy, almeno inizialmente, non per quanto riguarda la vicenda in sé, ma quello che le succede, perché c'è il momento in cui lei fa parte della corte, perché è una dama di corte, perché è imparentata con un personaggio. Poi in un secondo momento
in un secondo momento diventa una dama di corte, quindi scende un pochino di livello. Poi addirittura c'è un momento in cui viene incarcerata. Insomma, diventa qualcosa di diverso, mi sembrava di vedere Candy Candy, infermiera, Candy nel West, un po' così. E questo un po', insomma, non riuscivo tanto ad entrare dentro appunto alla storia, senza contare che mi ha un po' spiazzato il diverso trattamento, il diverso rapporto che lei ha con il main lead e poi il second lead. Allora, il main lead è questo, è uno dei principi. Che ha diverse problematiche, è un po' la pecora nera della famiglia. Il motivo è che ha una cicatrice sul volto e dal momento che comunque i coreani hanno questo culto della bellezza, avere una cicatrice sul volto fa sì che questo principe sia stato un pochino messo da parte e per questo motivo lui è in un determinato modo e lei non lo ama. Ma in realtà lei, almeno per gran parte del dramma, delle puntate, è innamorata del second lead e la connessione tra lei e il second lead è molto più forte, molto più a fuoco rispetto a quella che dovrebbe essere la storia principale. Quindi io non capivo quale fosse il fulcro delle relazioni tra del triangolo. Poi, andando avanti, ho iniziato a capire, quindi vi dico, ci vuole tempo. È un dramma che richiede molta dedizione da parte dello spettatore e i personaggi sono anche molto sfaccettati, ed è questo che lo rende probabilmente molto conosciuto, perché si potrebbe stare giorni, come nei migliori romanzi, come quando dico che quando guardo drama di questo tipo è un po' come leggere un romanzo, perché cioè, si potrebbe, infatti mi piacerebbe tantissimo parlare con qualcuno che ha visto Moon Lovers, perché si potrebbe stare giorni a riflettere sul motivo di certe azioni piuttosto che di altre dei personaggi. Ed è stato sempre questo che mi piaceva moltissimo quando ho iniziato a guardare i drama coreani. Forse negli ultimi tempi un po' questa cosa si è andata un po' a perdere in favore della quantità invece dei drama che vengono prodotti e poi rilasciati sul mercato. Però sì, questi drama un po' di qualche anno fa hanno questa particolarità. Ho trovato molte connessioni con Alchemy of Soul, che avevo visto l'anno scorso. Vabbè, al di là del fatto che anche Alchemy of Soul sia un dramma storico, ma proprio anche certe impostazioni, il fatto che ci sia la presenza di tutti questi personaggi maschili che studiano, in quel caso, nel caso di Alchemy of Soul, era una sorta di scuola di magia. È la corte dove vivono tutti questi figli del re. La pecora nera della famiglia che quindi ritroviamo sia in Moon Lovers che in Alchemy of Soul. Certi scenari proprio che sono simili e certe dinamiche. La differenza ovviamente è che in Alchemy of Soul la magia dello scambio delle anime era fondamentale, questo qua non c'è. Però secondo me in qualche modo c'è stato un Chi aveva visto già Moon Lovers avrebbe potuto trovare maggiormente dei legami che io all'epoca, non avendolo visto quando ho visto Alchemy of Soul, ovviamente non potevo fare e che faccio adesso. Due drama comunque bellissimi, perché nonostante ci abbia messo molto tempo ad entrare dentro alla storia di Moon Lovers, secondo me il dramma attorno all'ottava, nona puntata ha un'accelerazione perché succedono alcune cose che fanno sì che si capisca quali devono essere i rapporti tra i personaggi. Ci sono personaggi che vengono svelati, che fino a questo momento noi avevamo recepito in un certo modo, che invece si svelano in modo diverso e allora si capiscono i legami tra i personaggi e chi tradisce chi, insomma, è tutto
un intrigone pazzesco. Talvolta anche che fa ridere, perché essendo Polpettone storico comunque ci sono certe cose un po' ingenue che mi divertono molto, però niente. Moon Lovers è il drama che sto guardando in ogni momento libero e me lo sono quasi bevuto, perché nonostante siano 20 puntate me ne mancano pochissime e sento che non finirà bene e dovrò preparare i fazzoletti, però mi saprò dire eventualmente al prossimo comodino. Finisco, concludo, dopo che ho parlato per non mi ricordo neanche più quanto, con i podcast, perché negli ultimi mesi ho recuperato due podcast di Pablo Trincia, che per me è il mio autore preferito di podcast, è una persona che sa come trattare certi argomenti. Io l'ho conosciuto con Veleno, che però non avevo ascoltato, ma in realtà avevo visto su Prime Video, dovrebbe secondo me essere ancora disponibile, e ogni volta che esce un suo podcast cerco sempre di recuperarlo. L'ultimo che avevo ascoltato era Il Dito di Dio, su tutta la vicenda della Concordia, del naufragio della Costa Concordia. In febbraio è uscito Sangue Loro, e ascoltando Sangue Loro ho poi scoperto che qualche mese fa, nel 2023, era uscito un altro podcast, sempre suo, che però non avevo ancora sentito. Quindi sono partita con Sangue Loro e poi ho recuperato l'altro. Allora, Sangue Loro è meraviglioso, se non l'avete ancora ascoltato io ve lo consiglio assolutamente, perché parla della questione di israeliani e palestinesi da un punto di vista molto particolare, ovvero gli attentati alle ambasciate e alle sedi di alcune compagnie aeree, tipo la British Airways, a Roma a metà anni 80. Quindi, attraverso la ricostruzione di questi attentati, che io sinceramente non ricordavo perché ero piccola, Trincia e i suoi collaboratori ricostruiscono le ragioni di un conflitto che sono talmente tanto difficili da capire, perché è difficile veramente capire questa questione, ma vanno oltre, secondo me, in un modo talmente delicato. È la delicatezza è la delicatezza con cui trattano queste tematiche molto pesanti, che lo rendono facilmente fruibile. E poi è anche la voce dei protagonisti, perché ciò che rende Sangue Loro così tanto bello è ascoltare il punto di vista dell'attentatore sopravvissuto che loro hanno intervistato, e della figlia di una delle protagoniste di questi attentati, una ragazza italiana che adesso abita in Australia, che è mia coetanea e che mi ha veramente colpito al cuore con la sua vicenda. Quindi le due storie così tanto dolorose unite insieme, e i due punti di vista fanno sì che non ci sia un giusto e uno sbagliato, una cosa giusta e una cosa sbagliata, e lo rendono veramente un podcast tra i migliori. Non ne ho ascoltati tanti, ma tra i migliori che io abbia mai ascoltato finora. E quindi, dopo aver ascoltato Sangue Loro, sono andata a recuperare Dove Nessuno Guarda, che è anche una docufiction su Sky, che riguarda il caso Elisa Claps e il serial killer che è purtroppo il responsabile dell'uccisione di questa ragazza, che ha tentacoli che poi arrivano fino in Inghilterra, e quindi anche la ricostruzione di questa storia, che conoscevo a grandi linee, ma non così nei dettagli, attraverso la voce anche dei protagonisti, non solo italiani ma anche inglesi, fa sì che Trincia e i suoi collaboratori, lo ripeto, secondo me siano le punte di diamante dei podcast italiani. E se avete altri podcast da consigliarmi, grazie, fatelo, perché quando
ci sono giornate in cui vado a camminare, ma magari non ho voglia di ascoltare musica e ascolto appunto podcast e voglio continuare a farlo, perché si scoprono delle storie che non avrei mai scoperto, non avrei mai approfondito se non avessi ascoltato appunto questi podcast. Adesso vorrei recuperare la docufiction di Elisa Claps appena finisco di guardare Moon Lovers. Bene, io direi che ho finito di parlare perché, come immaginavo, è un video lunghissimo. Non so esattamente quando ci rivedremo, ma grazie per essere arrivati fino qua. Ciao!